dal Vangelo secondo Luca. Quando venne il tempo della purificazione secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto di Israele. Lo Spirito Santo che era su di lui gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Messia del Signore. Mosso dunque dallo Spirito, si recò al Tempio. E mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere la legge, lo prese tra le braccia e benedisse Dio. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre: egli è qui per la salvezza, per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Parola del Signore. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Ecco, fratelli, ci fermiamo un momento su questa prima lettura della lettera di Giovanni. Carissimi, non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un comandamento antico che avete ricevuto fin da principio. E tuttavia un comandamento nuovo, quello di cui vi scrivo, il che è vero in Lui e in voi, ed è il comandamento dell'amore: chi ama suo fratello è nel comandamento dell'amore ed è nella luce, ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno ciecato i suoi occhi. Ecco il comandamento antico e il comandamento nuovo, che è l'amore. Dio è amore. Nell'Antico Testamento Dio si era rivelato colui che è. Sì, attraverso i prodigi e le parole accorate che lui dice attraverso i profeti, gli agiografi, è un Dio che ama. Però è nel Nuovo Testamento che noi abbiamo la definizione di Dio: Deus caritas est, di amore. Per questo è Trino. Per gli antichi ebrei era uno, perché era colui che è. Ma se amore, non può essere solo. Non può realizzarsi fuori di lui. Ma in lui è amore, postula l'amante e l'amato, in Dio. Ecco allora la pluralità delle persone è un postulato che deriva dall'essere Dio amore, il quale trova in se stesso la felicità. Se fosse solo, non sarebbe felice. È felice
perché è trino, perché c'è l'amante, l'amato e l'amore stesso che congiunge come persona l'amante con l'amato. Dio è comunione. E siccome noi siamo fatti ad immagine di Dio, e dobbiamo realizzare Dio, ecco il comandamento dell'amore. Nasce dall'esigenza stessa di essere fatti ad immagine di Dio, di essere come Dio. La pluralità delle persone deve portarci all'unità dell'amore. Non è un comandamento così, è un comandamento postulato dall'essenza di Dio, da cui noi procediamo. Un comandamento antico. Dio crea l'uomo e la donna e comanda l'amore. Amatevi, diventate una cosa sola, in tutto l'essere, nella mente, nel cuore, nel corpo. A Caino domanda ragione e conto di suo fratello. Che ne hai fatto di tuo fratello? Perché il fratello deve essere amato e perciò custodito. Un progetto antico, perciò, antidiluviano. Un precetto diluviano che appartiene all'alleanza noetica, quella fatta da Dio con tutta l'umanità, prima che venisse il popolo eletto. Dio con tutta l'umanità fa un'alleanza, e nel codice dell'alleanza noetica è scritto: abbia ciascuno cura del proprio fratello. Dio ha comandato ad ognuno di avere cura del suo prossimo. Dunque un precetto antico, antidiluviano e diluviano. Un precetto antico perché nella vecchia legge è scritto: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore e amerai il prossimo tuo come te stesso. Ma è un comandamento nuovo, procedente dalla nuova rivelazione di Dio amore. Dirà ancora Giovanni in questa sesta lettera, nel capitolo quinto di questa sesta lettera: se noi amiamo il degenerante, dobbiamo amare coloro che sono stati generati da lui. Perché se non amiamo coloro che sono stati generati da lui, coloro dei quali è il seme di Dio, e Dio, non amiamo Dio. La ragione teologica è appunto in questo. È per questo che Gesù ci ricorda questo comandamento. Vi do un comandamento nuovo, nuovo nella sua formulazione assoluta, nuovo nella sua motivazione. Amatevi gli uni gli altri, come io vi ho amato. Non amatevi gli uni gli altri, come ognuno ama se stesso, ma come io vi ho amato. Quel come e perché, ecco, ha il valore di perché. Come io vi ho amato, come nel Padre nostro. Perdonaci, oh Padre, come noi perdoniamo i nostri. Cioè, perché noi? Perché Dio ci perdona, noi dobbiamo perdonare. Perché Dio ci ama, perché Gesù ci ama, noi dobbiamo amarci. Ma come Dio ci ama, c'ha pure questo senso. Nel modo e perché Dio ci ama, Cristo ci ama, noi dobbiamo amarci. E se Cristo ha dato la vita per i propri fratelli, dice Paolo nel capitolo terzo, anche noi dobbiamo amarci così, fino a dare la vita per i propri fratelli, perché così Dio ha amato noi. Il Padre ha amato noi dando il suo Figlio
tradendo suo figlio, ha tradito suo figlio, dandolo a noi. E Gesù ci ha amato fino a dare la sua vita per noi. Ecco le ragioni profonde dell'amore. E l'amore è luce, l'amore è vita. Dice appunto Giovanni, chi ama è nella luce, chi non ama è nelle tenebre. E ancora, chi ama vive, chi non ama è morto. Da questo sappiamo che siamo stati trasportati dalla morte alla vita se amiamo i fratelli. Dunque l'amore è luce, l'amore è vita. Chi ama suo fratello è nella luce, dimora nella luce e non è lui inciampo. Non c'è inciampo. Nell'amore non c'è inciampo, perché nell'amore c'è la luce e la vita. Nell'amore noi facciamo Dio, realizziamo Dio. Chi odia suo fratello è nelle tenebre. Anche chi crede di essere nella luce è nelle tenebre. Non solo è nelle tenebre, cammina nelle tenebre. E camminando nelle tenebre non sa dove va. Perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. Non vede, non vede. Per questo dice Gesù, io sono la luce del mondo. Camminate in me finché è giorno, perché viene la notte quando nessuno può camminare. Noi siamo i figli del giorno, camminiamo nella luce. Siamo i figli della luce, non i figli delle tenebre. Dunque siamo i figli dell'amore. Chi non ama suo fratello è morto. È morto. Perché da questo si conosce che uno vive se ama. Perché la vita è Dio. In Lui era la vita. E la vita era la luce degli uomini. Amore, vita, luce sono la stessa cosa. Chi ama è nella vita, è nella luce. Chi è nella luce vive, chi vive è nella luce e ama. Queste tre cose sono la Trinità nell'unità. Sono Dio. Fratelli e sorelle, è quell'ora il primato dall'amore. Questo soltanto il Signore vuole da noi, l'amore. Questo soltanto avete di debito verso gli altri, che vi amate gli uni gli altri. Chi è nell'amore ha adempiuto tutta la legge. Non sarai seminato sugli altri comandamenti, ma sull'amore, perché tutto si recapitola nell'amore. E poi chi ama non pecca, non può peccare, perché il seme di Dio è Lui. Finché resta nell'amore non può peccare, ce lo dice la Scrittura. Ecco perché siamo in Dio amando, perché è Dio che ama in noi. Non siamo noi ad amare, è Dio che ama in noi. Lasciamo che Dio ami in noi. Lasciamo che Dio rifugga in noi. Lasciamo che Dio viva in noi. Amen. Le cose che tu hai detto, io te l'ho detto, perché non la carne e il sangue te l'hanno rivelato, il Padre mio, in cielo.